Allora, nuova giornata qui a Monte Carlo e Neri Marcore, giurato d'eccezione. Neri, Ciao. che effetto ti fa stare dall'altra parte? Da chi No, giudica, vabbè, visto che mamma mia. citiamo De André, visto Sì, ma che... non per fortuna non decidiamo i destini di nessuno. È un festival molto carino, tranquillo. E ci vediamo questi film, che insomma è vacanza, Non puoi diciamo, dire anche assolutamente perché. nulla, perché sei... No, quello no, ma insomma sì, comunque tengo a dire che è vacanza e che è piacevole ovviamente vedere dei film, cosa che magari non sempre è possibile perché si lavora tanto, quindi insomma al Esatto, qua cinema. Esatto, ti viene imposto di vederli. Ma quanto è quindi. difficile giudicare o commentare comunque un film? Beh, è sempre meglio avere l'imbarazzo della scelta, perché poi ci sono dei casi in cui è evidente che insomma si è tutti d'accordo anche con gli altri giurati. E invece è bello anche poi invece confrontarsi su quei film che ti mettono in difficoltà perché hanno un Certo, senso, toccano dei c'è punti. una. Sì, come tematica, come sono girati, come sono interpretati, Esatto. e quindi è Tra l'altro qui bello. avete paesi, film da paesi di tutto il mondo, avete un Sì, presidente di giuria esatto. che mette un po' di soggezione, no, Giancarlo Giannini? No, No. gioca molto a fare il burbero, ma è molto. Burbero. Mi diverto molto con lui, insomma. Questi giorni sì, poi diceva che non voleva vederli, invece poi è Sì, sempre li ha visti presente, tutti, quindi sì, insomma è tutti. sempre molto forte. Senti, Neri, questo festival è importante perché è il festival della comédie e ce ne sono pochi in realtà, no? Perché i festival Sì. spesso prediligono i grandi autori. Perché però la commedia in realtà quando arriva riesce a raccontarci la realtà come nessun altro film? Cioè, Ma a parte, vabbè, insomma, sì, questa cosa, la nostra storia lo insegna. diversificazione, insomma, tra commedia e film che non sono, cioè, non so, film Sì. drammatico, film comico, io non sono molto favorevole a definire Alla un ghettizzazione film con di... un'etichetta, perché poi, cioè, ci sono alcuni film, alcune categorie, tipo il noir, il thriller, il film de paura, ci Cioè, sono che c'hanno queste, degli sì, però stilemi anche precisi. tendenzialmente la commedia è il film, secondo me, per antonomasia, perché anche in un film drammatico non si dovrebbe rinunciare all'ironia, e anche un film che sia completamente comico, che non abbia nessuna Sì. attinenza poi con la vita reale, tendenzialmente quelli comici e basta, a meno che non siano proprio dei capolavori, difficilmente Sì, mi piacciono, no? vabbè. Per cui magari quando pensi a film comici pensi a Frankenstein Giù, Junior, certo. ed è un capolavoro ovviamente, insomma, come tanti altri di Mel Brooks, però lì c'è una situazione. Ma tu ce Per l'hai una cui per commedia? me sì, ma ci sono tante commedie, prendo sempre quelle italiane, ma posso citarne anche di francesi, visto che siamo insomma da queste parti, però tra le italiane quasi tutte quelle di Risi, di Scola, di Monicelli, quelle sono storie anche in cui il drammatico e il comico si mescolano, come succede nella vita, per questo dico che la commedia è il genere che meglio descrive la vita, perché nella vita passiamo continuamente da situazioni drammatiche, difficili, a cose che ti fanno ridere anche appunto in controtempo, anche quando stai vivendo una situazione drammatica. Chi non ha mai riso a un funerale, per dire, no? Sì, Perché magari c'è forse una per cosa che ti quello, fa oppure ridere. quando è una cosa che stai ridendo ti succede una cosa all'improvviso. Quindi per raccontare la realtà, per me non c'è niente di meglio della commedia. Senti, ti abbiamo visto in un film quando i Walter Veltroni, che può essere il tuo ruolo più difficile. Mentre guardavo, dicevo, questa è comunque un'interpretazione in cui, come dici anche adesso, c'è tanto dramma, poi commedia, ci sono tanti registri e insomma non è facile poi. Non so se è il mio ruolo più difficile, ma sono molto grato a Walter per avermelo proposto, perché effettivamente è un ruolo nel quale questi registri diversi mi danno modo appunto di passare da un tipo di sensazione, di emozione da trasmettere a un'altra, e quindi sicuramente insomma, partiamo da una situazione improbabile, no? O paradossale, che è quella di uno che si sveglia dopo 31 anni e piano piano riprende, quindi poi ad avere tutte le funzioni, cosa che credo sia davvero impossibile, non solo improbabile. Però da questa situazione, o comunque da questo punto di partenza,
serve appunto a raccontare un po' la storia personale del sì. protagonista, che interpreto, e anche un po' tutto quello che è successo in Italia in questi 30 anni, ammesso che si possa raccontare in così esatto. poco tempo, perché ne sono successe tantissime. Però è un ruolo per il quale mi sono preparato anche fisicamente, mi è piaciuto, e poi effettivamente posso giocare con vari registri che forse è quello che stavo dicendo adesso, insomma, sostanzialmente appunto si può essere comici e drammatici all'interno della stessa storia. Esatto, no? Tra l'altro poi riparleremo con te anche per il nuovo film di Luca Lucini dopo l'estate, sì. bellissimo, qui fai un prete con famiglia dall'altra parte. Sì, lì non sono un bel ruolo anche non quello, sono protagonista, no, è no, un però, piccolo ruolo che però... Prete che ama il rugby e predica il rugby molto, esatto, molto bello. Sì. Senti, Neri, per chiudere, chi è il tuo mito? Il tuo attore? C'hai la foto sul comodino di qualcuno? No, beh... No, non ho foto di nessuno sul comodino, né tantomeno la mia. Ma di attori o attrici, insomma, ce ne sono troppi per poterne indicare uno. Ci sono degli attori o delle attrici che vado a vedere sapendo che se loro hanno scelto di fare quel film, probabilmente il film vale la pena di essere visto. Questo cioè, accetti sì, la nel scelta? Senso, sì, nel senso che mi garantiscono che sarà un bel film. Ma anche oggi, quindi, tipo qualcuno? Tipo Kate Blanchett o Joaquin Phoenix, questi qui? O? Beh, sì, ma insomma, ripeto, è veramente una lista infinita. Se penso a qualche tempo fa... E uno che mi dava molta fiducia di film comunque che mi sarebbe piaciuto era Robert Redford, forse insomma sta andando un po' troppo indietro, forse perché ovviamente ne ha fatti però tanti. Robert Redford ha scelto però sempre sapevo bene. Che poi sì. insomma le sue scelte mi sembravano sì. quando decideva di fare un film come Paul Newman ne hanno sbagliati pochi, si contano veramente sì, invece cos'era Luca Carboni che diceva intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, li ha sbagliati pure Dustin Hoffman qualcuno forse sì, però sì, perché poi magari insomma l'errore lo fai, oppure magari esatto, ma chi in ti buona offrono fede? Talmente tanto che magari non esatto, riesci a resistere, no? Perché adesso se veniamo da un film in cui diceva che l'arma del diavolo era il denaro, per cui insomma, però penso che più vai avanti nella carriera, nella professione, più successo hai, meno quell'elemento lì dovrebbe essere determinante, no? Perché comunque hai tutto quello che ti serve, quindi probabilmente no. Poi a volte i film li fai anche invece perché ti va di frequentare quel gruppo di persone, certo. per amicizia, perché ti piace passare del tempo con quel regista, con quel collega o quella collega, e quindi magari li fai anche per ragioni diverse. Un attore italiano che mi è sempre piaciuto anche per le scelte che ha fatto è Gian Maria Volonté, per dire. Per cui anche lì, no, parliamo cioè, di attori sì. bravissimi, ce ne stanno tanti, Champions o attrici. Però appunto forse la cosa che mi fa restringere un po' il numero enorme di nomi che citerei è proprio quello che di alcuni colleghi o colleghe che so che quando fanno un film lo fanno perché ci credono ed è probabilmente un bel buono. Film, insomma, comunque ci hanno visto del buono, ecco, quindi questo sì. Insomma, citato, esatto. citato gente che ha iniziato molto tempo fa per non fare torto esatto, a nessuno esatto. adesso, però insomma, Volonté con tutte le sue scelte, no? Film, sì, etiche e politiche poi, perché non erano solo film. Esattamente, sì. Allora, grazie Neri, ti regalo la spilla che è il badge d'onore di Hot Corn, così... Evviva. Neri Macro all'Hot Corn, grazie Neri. Grazie.